Avezzano a caccia della quarta vittoria consecutiva per consolidare la vetta e dare seguito alle scorpacciate di gol contro Penne e Cupello. Al De Marzi arriva una Torrese in piena zona playoff e imbattuta da 6 giornate. 4-3-1-2 per Torti con Bisegna alle spalle di Dos Santos e Pendenza, 28 gol in 2. A centrocampo turno di riposo per Sassarini, CSL con Crass e Donatangelo. Cristofari risponde con un 3-5-2 con l'ex Santi Rocco a guidare il reparto offensivo insieme a Festa. Partita bloccata in avvio, il primo squillo arriva soltanto al 19esimo quando Crass ruba palla sulla tre quarti avversaria, azione a Dos Santos che scarica in porta, servono i pugni di Abate per respingere il pericolo. 3 minuti e si fa vedere la Torrese con Santi Rocco che approfitta dell'intervento a vuoto di Gianfelice, ma il suo diagonale termina lontanissimo dallo specchio. Alla mezz'ora si sblocca il match, Di Loreto stende Pendenza, nessun dubbio per Vincenzi di Bologna che assegna il calcio di rigore. Dal dischetto va Bisegna che si fa murare da Abate, ma sulla ribattuta si avventa Dos Santos che entra in rete con la palla e fa 1-0, gol numero 18 in campionato per il brasiliano. Al 38esimo altra chance Avezzano, Bisegna pennella per Pendenza che apre il piattone ma sorvola soltanto la traversa. Al 42esimo errore in impostazione della Torrese che spalanca le porte al contropiede dell'Avezzano con Pendenza che brucia di Lallo ed è glaciale nello scartare Abate e depositare in rete il 2-0. 12esimo gol stagionale per l'ex Cupello. A pochi istanti dal tramonto del primo tempo arriva l'occasione del tris ancora sull'asse Pendenza Dos Santos con il brasiliano che per poco non trova l'appuntamento con il tapin. La ripresa si apre con l'Avezzano in controllo ma poco dopo la metà del tempo si accende di colpo la Torrese. Dalla traversone di Mosca Venditti buca l'intervento, ne approfitta il neontrato Restanio che conclude a botta sicura ma trova l'opposizione di Gianfelice che nulla può sull'altro neontrato Antichi che ribadisce in rete e riapre la partita. Momento delicato per l'Avezzano che non riesce a tenere il pallone e si concede alle ripartenze degli ospiti che al 27esimo vanno a centimetri dal vantaggio con Mosca che trova prima il palo e poi Zanon sulla via del gol. Vantaggio cristallizzato e Avezzano che continua a gestire. I biancoverdi hanno la possibilità di chiudere i conti a 2 dal 90esimo ma il tentativo di Dos Santos trova i riflessi prodigiosi di Abate. Finisce con il successo pesantissimo dell'Avezzano che allunga sull'Aquila e consolida il primato in classifica. Primo KO per la Torrese dal 27 di ottobre. Mister, siete stati bravi a sbloccarla nel primo tempo, nel secondo tempo poi quando sembravate magari in controllo è arrivato il gol della Torrese che ha riaperto la partita, forse nel finale vi è mancato un po' di forza, un po' di lucidità per tenere palla davanti. Beh, sicuramente bisogna pure dare i meriti alla Torrese che se andiamo a vedere lo score che ha fuori casa è la prima in classifica perché ha fatto 18 punti, noi ne abbiamo fatti 17, ha fatto 6 vittorie e un pareggio. Però bisogna dire anche che sul 2-0 abbiamo avuto 2-3 occasioni per chiudere la partita. Non lo fai, è ovvio che poi l'episodio può riaprire la partita, come infatti è successo. Però penso che alla fine la vittoria non è in discussione, perché, ripeto, come palle gol sicuramente noi ne abbiamo fatto qualcuna in più rispetto a loro. Per cui sapevamo che era una partita difficile per le qualità della Torrese, che è una squadra che non molla fino alla fine, una squadra che ha qualità dentro al campo, ha dei valori importanti, lo sapevamo. E l'abbiamo preparata proprio in questa maniera, a cercare di sbloccare la partita e poi avere il controllo del gioco, lo stiamo facendo, poi l'episodio ha riaperto la partita, ma questo è il calcio però, quindi siamo contenti di questa vittoria, adesso ci prepariamo per mercoledì. Dove altro può migliorare la sua squadra secondo lei, mister? La gestione proprio del risultato, perché sul 2-0 non devi concedere palle gol agli avversari, invece questo ci capita in più di un'occasione, lì dobbiamo migliorare perché quando hai la palla tu la devi gestire tu, la devi essere bravo a rallentare il gioco, quindi però devo dire queste sono cose che con l'andare del tempo si migliorano, anche perché ci abbiamo dei giocatori esperti che lo sanno fare bene, per cui dobbiamo essere contenti, stiamo facendo un percorso credo importante, dobbiamo continuare e vediamo poi alla fine dove arriveremo. Mister, faccio la stessa domanda che ho fatto al suo collega Cristofari. Siamo entrati in un mese molto intenso, no? Da un punto di vista del calendario di partite che sono in programma. Non si sta giocando un po' troppo in questo campionato? Non troppo, troppissimo. Fortuna noi, che come si dice abbiamo una rosa abbastanza numerosa e quindi riusciamo a sopperire, però io poi mi metto anche nei panni di chi questa rosa non ce l'ha e quindi deve poi sopperire magari facendo giocare sempre gli stessi con il rischio che si possono starci degli infortuni importanti. Secondo me sì, però il calendario è stato fatto all'inizio dell'anno, quindi dobbiamo fare di necessità virtù.
Mister, siete stati bravi a riaprirla nel secondo tempo, poi nel finale di partita è arrivato questo forcing da parte vostra, non siete riusciti a portare a termine questo pareggio. Come giudica la sua prestazione? Sì, abbiamo fatto un'ottima reazione nel secondo tempo. Il primo tempo secondo me siamo stati un po' intimoriti, probabilmente dall'importanza della gara. La mia squadra è una squadra giovane, avevo chiesto personalità, avevo chiesto una partita importante, siamo partiti un po' contratti, ci può stare, insomma, nel processo di crescita di questa squadra ci può stare, abbiamo regalato il rigore. Poi c'è stato l'episodio del secondo gol, anche lì abbiamo regalato, però la squadra ha avuto una grande reazione, a fine primo tempo abbiamo aggiustato qualcosina, ho chiesto di avere una reazione importante perché comunque nel nostro processo di crescita ci sta magari venire ad Avezzano e stare sotto di 2-0, cercare l'episodio per poter riaprire la partita e poi magari giocarcela fino alla fine. Così è stato, do grande merito alla mia squadra e faccio i complimenti all'Avezzano, ho visto una squadra veramente molto organizzata, molto forte, ma lo sapevamo insomma. Però è già per noi un onore essercela giocata alla pari e dispiace perché insomma c'è un po' di rammarico perché abbiamo avuto un'occasione importante per poter pareggiare la partita a 10 minuti alla fine e poi chissà come sarebbe andato a finire. In panchina tutti under al di là di Gentile, tutti i giocatori che poi sono entrati bene nel secondo tempo vi hanno dato qualcosa in più, quindi questo è un aspetto molto importante sottolineare, no? Anche questi giovani che entrano a partita in corso e che sanno dare qualcosa in più alla squadra. Mi fa piacere che lo sottolinei perché insomma è merito di chi è subentrato al pari di chi ha giocato dall'inizio, hanno cambiato veramente la partita, l'inerzia, sono entrati con grande personalità, con grande voglia, grande determinazione e questo mi fa ben sperare per il proseguo del campionato. Insomma noi stiamo facendo molto bene, questa è una squadra che era partita per fare un campionato diciamo normale, tra virgolette, fare un buon campionato, stiamo facendo bene e ci può stare insomma una partita come quella di oggi. Dispiace non aver portato un risultato positivo che avrebbe dato ancora più consapevolezza alla squadra, però ripeto, si riparte con ancora più fiducia da domani per preparare la partita di mercoledì. L'ultima domanda per concludere, la partita di mercoledì appunto, non si gioca forse un po' troppo in campionato? Come sfondi una porta aperta, insomma l'ho detto già a qualche intervista, a qualche vostro collega, insomma secondo me è una follia far giocare tutte queste partite nel campionato d'eccellenza, si viene da un anno di inattività e tanti ragazzi hanno subito diversi problemi fisici, però insomma la federazione probabilmente avrà adottato questo tipo di calendario perché insomma aveva paura del Covid, ecco è uscito già il caso del Giulianova che magari farà scuola e quindi... Noi ci atteniamo a quello che dicono loro, però insomma effettivamente sono un po' troppe.